Buongiorno al notaio Giorgio Manzini. Buongiorno Susanna, buongiorno a tutti gli amici a casa. Oggi parliamo delle prospettive del 2022 e in particolare per quanto riguarda il mercato immobiliare. Ci sono delle buone, prospettive per questo anno? Sì, Susanna, l'andamento del mercato immobiliare in Italia fa ben sperare perché i prezzi stanno aumentando, ma in Europa la BCE, la Banca Centrale Europea, l'organo di supervisione delle banche europee, segnala il rischio di bolla immobiliare. Perché avviene questo? Perché salgono i tassi di interesse. È un fenomeno non solo europeo, ma riguarda anche gli Stati Uniti. Allora le banche centrali intervengono per agevolare la ripresa economica, ma controllare anche l'inflazione. Si va verso una normalizzazione dei tassi e quindi c'è una riduzione anche delle misure che erano collegate ai momenti di lockdown, a questa crisi dell'economia legata alla pandemia. Secondo l'analisi di Mediobanca, il rincaro generalizzato dei tassi di interesse in Italia però non comporta un rischio concreto di bolla immobiliare. Per intenderci, vi ricordate la crisi dei mutui subprime del 2008? E nacque più o meno in questo modo, con una bolla immobiliare che causò un deficit di bilancio nelle banche. In Italia si tratterebbe di un'aggiunta di 13 miliardi di costi finanziari, però spalmati in 7 anni, e dunque resterebbe pressoché invariato, in criteri macroeconomici naturalmente, il rapporto debito-PIL. Ma che riflesso ha tutto questo sui valori e sui prezzi delle nostre case? Ecco che la BCE chiede maggiori accantonamenti alle banche proprio per proteggere i loro bilanci in relazione a questo aumento dei prezzi delle case e quindi per sventare la bolla immobiliare, salvaguardarle dal rischio dei crediti. In Germania, per esempio, sono stati richiesti 22 miliardi in più di accantonamenti, ma in Italia, secondo Nomisma, il rischio della bolla immobiliare è ancora lontano perché comunque si tratta di una situazione stabile. I prezzi delle nostre case stanno aumentando, si prevede per il 2022 una media di 1,9 punti in più dei prezzi delle case, che sale al 2,2 nel 2023 e torna al 2% nel 2024. Qual è la città in cui i prezzi aumentano di più? In testa alla classifica vediamo Milano con un più 4%, seguita da Roma. Comunque in tutte le 13 maggiori città italiane i prezzi delle case stanno aumentando. Ecco, notaio, il così sostegno al settore immobiliare è anche uno degli obiettivi del PNRR, quindi del piano sostenuto dall'Europa. Certo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ci consente di ottenere i fondi europei e sono stati stanziati 15,3 miliardi a favore dell'Italia proprio per risistemare il nostro patrimonio immobiliare. Ricordiamo che in Italia sono oltre 76 milioni gli immobili residenziali, 29 milioni gli immobili non residenziali destinati al commercio e all'industria e oltre 1,1 milione di unità immobiliari sono invece nel settore pubblico. Sono tutti immobili, soprattutto quelli residenziali, che per quasi il 90% di tutta la complessità del nostro patrimonio immobiliare ricadono nelle categorie energetiche più dispendiose, quindi sono immobili tendenzialmente vecchi ed energivori, cioè che consumano molto. E dunque la prospettiva del nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'obiettivo è proprio di ridurre le emissioni dei nostri immobili di gas serra entro il 2030, con lo stanziamento di tutti questi fondi che comporterà un impulso alle ristrutturazioni dei nostri immobili. Sia per gli immobili pubblici in Europa, sappiamo che è richiesto un intervento sul 3% degli immobili pubblici annuo
per riuscire a rimodernare le strutture immobiliari. Sugli immobili privati l'Italia ha prorogato i bonus casa, il famoso super bonus al 110% fino al 2025, ma ricordiamoci che poi le percentuali andranno a scalare, non si resterà al 110%, si arriverà man mano al 65%. Ecco, per quanto riguarda invece le imprese, quali novità ci sono? Per le imprese, Susanna, è proprio previsto per oggi in Consiglio dei Ministri l'approvazione di una misura per stanziare 1,5 miliardi di fondi in più in aiuto a quei settori che stanno risentendo particolarmente per questo stato di sospensione in cui siamo, Susanna. Diciamo che viviamo in un momento in cui ci sono molti soggetti in isolamento o in quarantena a causa del Covid, che non è più così grave grazie ai vaccini, però insomma manca il personale nelle aziende, i rogiti stessi vengono rimandati continuamente perché manca sempre un soggetto che si scopre positivo, quindi tutti i giorni viviamo questa cosa e dunque proprio oggi verranno stanziati 1,5 miliardi di euro in più per i settori della moda, del turismo, degli spettacoli, del commercio e dei trasporti, che sono i settori più colpiti in questo periodo. Come si realizzeranno questi interventi di aiuti alle imprese? Innanzitutto con una decontribuzione, con la previsione di crediti di imposta e inoltre verrà rifinanziato il fondo Covid che era stato istituito con il primo lockdown nel 2020. Inoltre anche per i crediti alle imprese c'è stata una proroga di tutte quelle misure che sono scadute il 31 dicembre scorso e che sono state prorogate al 30 giugno di quest'anno. Il Ministero dell'Economia sta impostando quindi una serie di nuove misure, per esempio per consentire alle imprese di accedere al fondo per le PMI, piccole e medie imprese, senza pagare una commissione che era in realtà prevista da quest'anno. Inoltre sono state prorogate appunto le moratorie della ristrutturazione dei debiti per tutte quelle imprese che non riescono a riprendere con un pagamento costante, con un ammortamento dei mutui come previsto. Notaio, ci sono diverse domande da casa. La prima, usucapione tra parenti, è vero che non è applicabile? L'usucapione è un fenomeno di acquisto a titolo originario della proprietà che è prevista proprio dal codice civile ed è applicabile secondo i requisiti previsti dalla legge, che sono il possesso ininterrotto nel tempo, la buona fede, poi dipende dalla natura dei beni, mobili o immobili, il termine di durata del possesso può variare, ma è applicabile certamente anche fra parenti, se per esempio un parente, un cugino occupa ininterrottamente un fondo, un campo, un terreno appartenente agli altri parenti. Insomma, caso per caso l'usucapione si applica anche fra parenti, non dipende dalle qualità soggettive di chi effettua questo possesso prolungato nel tempo, ma devono ricorrere i requisiti di legge. Quindi, come sempre, le consiglio una consulenza da un bravo notaio. C'è un'altra domanda, si può avere un'indicazione sui prezzi degli immobili commerciali per il 2022? Vuole sapere il signore se sono stazionari o in calo. Ecco, gli immobili commerciali hanno sofferto in tutti questi anni per una serie di circostanze che si sono verificate, non ultima, anzi, in primis, la tassazione sia dei trasferimenti e anche il fatto che questo blocco economico non consente un'agevole messa a reddito degli immobili commerciali. Per sapere esattamente il valore di un immobile nella singola zona, perché naturalmente ci sono variazioni nelle città, ma anche all'interno della stessa città, perfino nel nostro centro storico di Reggio Emilia, i prezzi variano in dipendenza proprio delle strade. Per esempio, via Roma è divisa in due. Fino a un certo punto c'è un valore, oltre quel punto un altro valore. Io le consiglio di consultare la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, l'OMI, che trova facilmente su internet e può selezionare la sua
sua zona, nella mappa, la zona che le interessa valutare e lì troverà tutti i parametri aggiornati. Sono aggiornati perché l'Agenzia delle Entrate ha a disposizione una banca dati enorme, compresa quella dei trasferimenti notarili. E dunque con questo utile strumento lei clicca sulla zona che le interessa e potrà avere l'aggiornamento dei prezzi sia per le compravendite che per gli affitti, le locazioni, degli immobili sia commerciali che residenziali. Una signora abita con il figlio e gli vuole lasciare la casa in eredità. Meglio una donazione o un usufrutto? Ecco, questa è una domanda che i clienti ci fanno spesso, queste sistemazioni dei patrimoni familiari. Allora, la donazione, come ho inteso la domanda, comporta il trasferimento della piena proprietà immediato al figlio, il quale ne diventa subito pieno proprietario, comincia a sostenere anche il carico fiscale, e però comporta quei problemi alla circolazione dei beni collegati alla donazione, che è considerata un atto non definitivo finché non cambia la legge, purtroppo gli eredi legittimari in futuro del donante possono impugnare entro termini piuttosto lunghi questa donazione. Quindi poi se suo figlio dovesse rivendere il bene potrebbe incontrare degli ostacoli risolvibili, ma sono pur sempre degli ostacoli. Invece andargli a intestare o a costituire a suo favore un usufrutto comporta che, a favore della signora, diciamo che normalmente si intesta la nuda proprietà al figlio e la donante si riserva l'usufrutto. Questo significa che il figlio diventa intestatario formale dell'immobile. La signora continua però a sostenere il carico fiscale e ad essere la titolare dei diritti attuali su questo immobile. Alla morte del donante o del costituente l'usufrutto, la proprietà si riespande e senza pagare spese, perché questa operazione non è soggetta a nessuna imposizione fiscale, ecco che il figlio diventa pieno proprietario, si realizza così una successione appieno nella proprietà del bene. Qual è la differenza? La differenza appunto dipende dal fatto che nella donazione c'è un trasferimento immediato di tutto e con quei problemi che abbiamo visto, e c'è anche un carico, diciamo, nel trasferimento ci sono le imposte collegate a un atto di donazione. Sappiamo che in questo momento sono molto basse, però è naturalmente un passaggio che si paga. Con la riserva dell'usufrutto a favore del donante si ottiene invece una pienezza della proprietà rimandata nel tempo alla morte del donante stesso. Notaio, stanno arrivando tanti messaggi, ho il tempo di leggerne uno. Vuole chiederle una persona, nel caso in cui abita la persona in una casa popolare, però appunto l'ente gestore non fa interventi di manutenzione, l'inquilino come può obbligare a farli? Allora, l'ente gestore quest'anno vedrà che sarà coinvolto maggiormente con queste erogazioni, con queste misure, ad intervenire anche nelle case popolari. E come fanno gli inquilini a poter intervenire anche in modo autonomo? Allora, ove l'inquilino volesse intervenire non solo nelle case popolari ma ovunque, potrebbe con l'accordo del proprietario compiere alcune opere di ristrutturazione e godere dei bonus e delle agevolazioni fiscali. Diversamente, purtroppo sono decisioni su cui l'inquilino non può intervenire, a meno che non vi siano motivi di pericolosità dell'immobile, di ordine pubblico, però senza l'accordo del proprietario purtroppo la decisione parte dal proprietario, salvo che l'inquilino non si voglia addossare gli oneri con tutte le agevolazioni fiscali come la cessione del credito o lo sconto in fattura. Però funziona così, in ogni caso le trattative con il proprietario sono sempre possibili con l'ente gestore, anche in questi casi è bene affidarsi a un legale, a un terzo mediatore che possa intervenire fra le parti. Ci sono altri messaggi, però non abbiamo il tempo di leggere, e anche altri aspetti che non abbiamo avuto il tempo di affrontare oggi. Ci torneremo, notaio, la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, lo dico naturalmente per i telespettatori. A presto!
Infatti, Susanna, perché vi parlerò di questo nuovo modo di costituire le società non in presenza, ma in videoconferenza, che in questo periodo può risultare utilissimo. E poi Alla anche prossima novità che settimana, riguardano le buongiorno a tutti. donne, anche altre novità che invece riguardano il mondo femminile. Grazie notaio, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci. Grazie, buona giornata.